Luca Marinelli, fan sfegatato di Renato Zero, personaggio pronto a sfondare nello spettacolo, entrato Cinecittà, avrebbe dovuto fare un provino per uomini e donne per vestire i panni di tronista, ma si sarebbe trovato di fronte una lunga fila di giovani, ambiziosi quanto lui, pronti a partecipare al programma e ad ottenere il trono. Dopo una giornata ad aspettare il proprio turno, una volta giunto all'ingresso, gli addetti ai lavori non lo fanno entrare. È vestito male, è volgare e ha persino litigato con un segretario di produzione della trasmissione, per cui la security gli blocca l'ingresso ai provini. Luca Marinelli, a quel punto incazzato nero, dopo ore ed ore di attesa, scavalca tutti, si fa strada e riesce ad arrivare dalla conduttrice. Giunto da Maria De Filippi, le dà una testata sul volto, rubando il trono della trasmissione e portandoselo fino al canile dove è ubicato il suo quartier generale. Siamo sicuri che questa scena, se fosse andata in onda, avrebbe fatto sorridere un sacco i telespettatori. Luca Marinelli, distintosi nel film, adesso continuerà a lavorare con regista per il suo nuovo film, Diabolik. I registi del film nel 2015 avevano immaginato tutto e hanno deciso di girare la scena dell'aggressione ai danni della nostra De Filippi per poi far retromarcia e tagliarla.